Ora devo proprio andare. Ho una riunione importante. Ti chiamo dopo io, eh? Così cerchiamo di sbrogliare questa matassa insieme. Stai tranquilla. Ciao. Tra un po' mi tocca andare. Dai, potrebbe essere interessante. Sì, tutto uguale queste riunioni. Tanti bla bla bla. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Dicevamo che al primo punto all'ordine del giorno abbiamo la ristrutturazione della comunicazione intraaziendale, perché possa migliorare il flusso delle informazioni tra i vari settori. Io penso sia opportuno fare un sondaggio all'interno di ogni settore per capire quali siano i reali bisogni e le criticità. Ciascuno di noi dovrebbe conoscerli già i bisogni e le criticità del proprio settore. Allora sentiamo, quali sono i bisogni e le criticità del suo settore? Beh, per esempio, noi pensiamo che quelli degli altri settori potrebbero fare un piccolo sforzo in più in direzione di un linguaggio più tecnico. Questo non mi sembra un bisogno, mi pare piuttosto una pretesa. Comunque, per quanto riguarda il sondaggio, ne possiamo discutere. Beh, sondaggio a parte, penso che per migliorare la comunicazione sia importante un miglioramento generale delle competenze relazionali. Se apriamo nuovi canali di comunicazione, ma l'atteggiamento rimane quello di restare rinchiusi nel proprio guscio. Signori e signore, qualunque cambiamento organizzativo deve essere preparato con un opportuno training delle HR. Sarebbe opportuno pianificare corsi di formazione sulla gestione del cambiamento, sulla motivazione al cambiamento, sulle skills che rendono possibile il cambiamento. Bella idea, sì. Peccato che ai corsi di formazione si imparino tante belle parole, tante belle teorie. Ma poi la pratica è un'altra cosa. Su, su, via. Non siamo così pessimisti. Scusate, torno subito. I dirigenti dovrebbero sceglierseli meglio, i loro delegati. Oppure venire di persona. Come faccio io? La motivazione non si crea. O ce l'hai, o non ce l'hai. Come le competenze relazionali. O uno è portato per le relazioni, o non lo è. Ed è normale che i dirigenti... lo siano più degli altri. Beh, signori e signore, tornando ai bisogni, sono convinto che una comunicazione più orizzontale fra i diversi settori sia assolutamente necessaria e per ottenerla occorre stare semplicemente in un determinato frame e mantenere a fattore comune le best practices per ottenere quell'outcome ottimale in linea con le provisions dell'attuale trend. Poi puntare sulle HR come fattore basilare nella strategy di orientamento all'utente. Io propongo un brainstorming. In questo modo possiamo ottenere due elenchi a bullet points, quello dei minus, che ci frenano, e quello dei plus. Credo che in questa situazione derandomizzare le idee sia assolutamente fondamentale. Che ne dite?
Io credo che a questo punto la best practice sia quella di fare una bella pausa. Best practice. Dai, che stai andando bene. Sì, ce la proveranno. Ma certo. Ho l'impressione che fino adesso siamo stati un po' dispersivi. Ma d'ora in poi, con un pizzico di collaborazione in più, riusciremo a produrre qualcosa di veramente buono. Io non ci spererei tanto, visto gli elementi che abbiamo. Parlerò personalmente con... L'unione è piuttosto dinamica, non vi pare? Come voleva si dimostrare?